Periodo invernale, periodo di neve e ghiaccio, l'obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali montati dal 15 novembre al 15 aprile. Molti però si chiedono come montare le catene da neve quando ci si trova lì, molti sono in difficoltà. Noi siamo venuti a farci spiegare come si montano le catene da neve alla Esina Car e ci aiuterà Luca in questa operazione. Prendere la catena e slacciarla, far passare la parte gialla dietro alla gomma, l'altra parte farla passare sopra, allacciare l'aggancio, tirare la catena in avanti, prima allacciatura in rosso qua, la seconda allacciatura far passare il nodo qua, stendere la catena, seconda chiusura e poi avanti e indietro per assicurarsi che la catena è ben inserita. Siamo a posto. Ovviamente vediamo anche come si smontano, perché dopo averle messe potrà servire anche toglierle, e si fa ovviamente l'operazione inversa. Ci sono ovviamente diversi tipi di catene, noi abbiamo visto quella più usata, ma adesso andiamo anche a vedere un altro tipo di catena usata soprattutto per le gomme ribassate, denominata, anzi soprannominata ragno. Appoggiare l'estremità in alto della catena sul bordo della ruota della macchina, far combaciare bene la catena, muovere avanti la macchina in modo tale che la catena prenda la forma della gomma. Dal momento che hai inserito la catena, mettere il cricchetto sul bullone, tirare, ecco qua messo. Allora, praticamente questa qua ha una regolazione in confronto all'altra, perché bisogna regolarla sul cerchillega da questi appositi spessori. Praticamente si infila questo nel bullone con il vario spessore per non farlo toccare sulla macchina. E questa è una regolazione che facciamo, fate in officina o lo fa il cliente? No, no, la regolazione la facciamo noi in officina, la facciamo tramite officina e dopo parte la macchina con la regolazione tutto ok. Mentre per la catena, diciamo, tradizionale non c'è bisogno di questo tipo di regolazione? No, la catena tradizionale praticamente è in base alla misura della gomma e monti e vai. Però è meno indicata per i cerchi in lega? Meno indicata per i cerchi in lega, sì.